Per facilitare il montaggio, applicare del lubrificante adeguato sull'anello tagliente, sulla filettatura e sul cono del raccordo. Condurre il terminale del tubo fino all'impianto e introdurlo nel raccordo filettato. Serrare ora a mano il dado di serraggio. I singoli componenti entrano così in contatto con l'impianto. Per la verifica del serraggio prescritto, FOS consiglia di applicare segni di marcatura sul dado di serraggio e sul tubo. Il dado di serraggio può ora essere stretto con l'ausilio di una chiave a bocca. Nei tubi con diametro esterno fino a 18 mm, il collegamento viene serrato con un giro e mezzo. Nei tubi con un diametro esterno a partire da 20 mm, con un giro e un quarto. Il raccordo filettato deve essere mantenuto in posizione con una chiave inglese durante il montaggio. Attenzione! Ogni raccordo filettato può essere utilizzato una sola volta per un montaggio iniziale. Dopo ogni premontaggio è assolutamente necessario eseguire un controllo visivo. A questo scopo, allentare il dado di serraggio e controllare il rialzo del blocco. La superficie frontale di taglio deve essere coperta minimo all'80%. L'anello tagliente si deve poter ruotare sul tubo. Rimuovere l'eventuale sporco presente prima del montaggio finale.